Bentornato nel mio canale YouTube, oggi è mercoledì 10 marzo 2021, ti auguro un nuovo giorno con tanta fortuna, pace e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Vergine. Al lavoro, il vostro pianeta libero. Al lavoro ci siete come tutti, in azienda, in smart working o in proprio. Magari anche una seconda occupazione, che vi consente di togliervi qualche sfizio. In più vi tocca sgobbare anche in casa, occupandovi di tante piccole faccende trascurate, sempre per super lavoro e il conseguente weekend spappolati. Ma di mercoledì bisogna darsi una mossa, impossibile rinviare ancora, finirebbero per travolgervi modello tsunami. Occhio, però, a non mettere troppa carne al fuoco presi dalla mania di strafare, altrimenti domattina non riuscirete nemmeno ad alzarvi. Astro tarocco del giorno per Vergine. 9 bastoni. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Aspirate a un lavoro migliore ma non è questo il momento di storcere il naso. Oggi vi toccherà abbandonare la timidezza e cercare di mettervi in luce soprattutto con la persona che vi sta a cuore. Per le coppie momento sereno anche se qualche nube all'orizzonte non è davvero ancora passata. Oggi più che cacciatori somigliate a delle facili prede, complice Venere che vi disorienta facendovi sentire tutta la sua trasgressione e il fuoco nelle vene. Per chi ha una storia extraconiugale momenti intensi e profondi, ma siate prudenti e non lasciatevi andare, potendo, del tutto. Alcune amicizie fatte da poco su social network vi potrebbero creare presto dei problemi, selezionate meglio e soprattutto siate prudenti nel rivelare le vostre cose. Potreste pensare di organizzare con gli amici un piccolo viaggio, dividendo le spese tutto potrebbe riuscire alla perfezione e potreste davvero divertirvi. Un'amicizia potrà trasformarsi in amore. Ottimo dialogo in famiglia. Saturno vi aiuterà a districarvi da una situazione complicata, Giove in serata faciliterà incontri nuovi e interessanti. Possibilità di chiarimenti con una persona a voi cara. Oggi un episodio ti colpirà particolarmente ma potrebbe metterti di cattivo umore o farti perdere le staffe. Cerca di essere più paziente e di non arrabbiarti oltre misura. I nati di lunedì potrebbero avere qualche spiacevole notizia in amore in generale, pessima idea quella di essere gelosi. Meno male che la giornata passerà presto. Non provocate deliberatamente il partner. Ci sono molte cose che potete fare, tra cui abbassarvi a chiedere scusa ed essere più sinceri verso i vostri sentimenti. A volte cercate di evitare di progettare la parte più complessa delle cose, siete degli idealisti e sporcarvi le mani con il duro lavoro vi sembra eccessivo. È finita la pacchia, si torna a scuola o al lavoro e tutto quello che avete rimandato nei giorni passati ha bisogno di essere fatto. Nel segno dell'Acquario, segno come il vostro governato da Urano, continua a transitare Saturno, proponendo radicali cambiamenti di prospettive in ambito familiare e amichevole. Cambiamenti che voi accettate di buon grado con il vostro carattere capace di seguire le svolte intelligenti. Il pianeta non è in angolo positivo ma neppure è negativo. Una delle simbologie universalmente riconosciute al pianeta è quella di razionalità, di equilibrio, di compostezza. Da questo punto di vista la forma fisica non è più in una posizione delicata, le difese immunitarie del vostro corpo riprendono maggiormente vigore, specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di agosto. Tra le tante attrici del vostro segno annoveriamo oggi la bravissima e giovane Cristiano Capotondi. Avete finalmente ritrovato grande forza. Nuove storie d'amore partiranno in sordina. Non è detto che in futuro non possano trasformarsi in qualcosa di importante. Capitolo lavoro, potete avanzare le vostre richieste a cui pensate da tempo. Il segno della Vergine con Giove nel segno dovrà stare attento al lavoro perché potrebbero nascere problemi. Siete disposti al confronto anche se si rischiano conseguenze sul lavoro. In amore va bene ma potrebbe andare anche meglio. Oggi, Giove nel tuo segno,
farà di tutto per crearti dei problemi al lavoro, sarai disposto al confronto nonostante sai cosa rischi. In amore bene, ma potrebbe andare letteralmente meglio, punto. Cercate di preservare tutte le sensazioni positive che proverete in questo periodo, provando anche a mettere in pratica qualche consiglio utile, che vi è stato donato senza un secondo fine, punto. Il risultato dovrebbe essere eccellente, specie in questa giornata, nella quale vi verranno richieste parecchie qualità. Potrete fare sfoggio di tutto quello che avete imparato, punto. Giornata tutta dedicata al lavoro, senza altri pensieri, così sostiene la Luna in transito nella sesta casa, la stacanovista. Non solo in azienda, però, anche a casa, nella scuola, in politica, nelle associazioni, Marte allo zenith vi vuole combattivi e intraprendenti, vittoriosi sulle contrarietà, punto. Amore ed Eros, presi dai vostri interessi o da attività professionali e non, che reclamano la vostra presenza fuori casa giorno e sera, al partner date pochissimo spago, ma lui non se ne preoccupa, fiducioso nella vostra lealtà, si organizza a sua volta la serata con un amico. L'essenziale è saper rispettare le scelte dell'altro, senza pretendere di parteciparvi ad ogni costo, punto. Non ti sentirai particolarmente disponibile alle offerte amorose soprattutto nelle prime ore della giornata, quando ti sentirai in preda all'inquietudine. E se nel corso della serata nascerà qualche piccola incomprensione con la persona amata, ebbene scoprirete che è molto facile ritrova accordo e intesa nella calda complicità dell'amplesso, punto. Urano, sempre ospitato nel segno amico del Toro, vi rende percettivi e attenti a ogni piccolo problema che vi ponga la persona amata. Sensibili e comprensivi, vi prendete cura con impareggiabile altruismo di ogni suo piccolo desiderio, che diventa per voi un vero ordine. In special modo se siete nati dal 26 al 30 del mese di agosto, punto. Lavoro e denaro. Se il capo vi richiama in azienda di sera, dopo una giornata trascorsa a sgobbare, accorrete di buon grado. Sapete che il vostro zelo presto vi varrà un avanzamento. Ancora maggiore l'impegno quando il capo siete voi, unici capitani della vostra barca, che sapete pilotare con perizia a tutta velocità. Il momento presente non consente abbiocchi o ripensamenti. Qualcuno sostiene che uno spiraglio c'è, ma voi non siete dello stesso parere, punto. Oggi la situazione astrale si presenta piuttosto negativa. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore professionale. Sul fronte economico, i nati della terza decade dovranno stare attenti ad organizzarsi con diligenza per scansare ogni pericolo di furti e smarrimenti, punto. La programmazione intelligente del vostro lavoro è l'occupazione che vi tiene impegnati togliendovi anche un poco di energie. Ma a voi non dispiace darvi anima e corpo alla vostra professione, punto. Benessere, appetito in aumento, ma se non avete problemi di linea non ci fate troppo caso. I problemi casomai sono altri: mal di testa, stanchezza, probabilmente bruciate più di quanto introducete. Finché avete carica non ve ne accorgete, ma una volta superata l'emergenza e portato a termine il vostro lavoro, vi sentite svuotati e disseccati, come una buccia di banana al sole, punto. Usate una certa cautela nell'affrontare viaggi e sport, curate la vostra salute con attenzione e alimentatevi in modo quanto più sano possibile. Probabili disturbi della settimana, emicrania, influenza o raffreddore. Rigeneratevi con un più assiduo contatto con la natura e ascoltando la magica musica di Bach, punto. Per lei, erotismo scintillante, magari dopo un litigio, chi lo avrebbe mai detto dopo una giornata così estenuante, punto. Per lui, gusto per il mistero e il thriller, poco male se faticate a dormire, caricatevi un filmetto da brivido, stappate una birra e buon divertimento, punto. Colore delle emozioni, mirtillo, punto. Barometro dell'umore, variabile, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.